Vediamo come sono fatti i grafici dell'energia potenziale gravitazionale e dell'energia potenziale elettrostatica. Dobbiamo riportare in grafico la funzione dell'energia potenziale gravitazionale che è data da questa espressione. Ricordiamo infatti che l'espressione corretta per l'energia potenziale gravitazionale è questa e non è l'espressione approssimata mgh, che vale soltanto in vicinanza della superficie terrestre, laddove possiamo considerare uniforme il campo gravitazionale terrestre. In realtà, se noi ci allontaniamo troppo dalla superficie, questo campo di gravità diminuisce di intensità e questo corrisponde al fatto di non poter più approssimare questo tratto di iperbole con un tratto lineare, questa è la superficie terrestre. Questa è infatti il ramo di iperbole, che rappresenta come varia l'energia potenziale gravitazionale allontanandosi dal centro della massa sorgente. Quindi è un grafico fatto in funzione di R. L'energia potenziale gravitazionale è negativa, come si vede da questo segno meno, quindi il grafico è tutto sotto l'asse orizzontale e allontanandosi al crescere di R, questa energia potenziale gravitazionale diventa in modulo sempre più piccola. Cioè decresce come 1 su R, infatti diventa sempre più piccola, nel senso che si avvicina all'asse orizzontale. Qui abbiamo le due masse, per esempio la Terra e un sasso, che sono qui rappresentate in questo disegno, e l'aspetto intuitivo di questo grafico è che se noi lasciamo libera questa massa, cioè questo sasso, in questa posizione a una distanza qualunque dalla Terra, questo sasso è come se rotolasse lungo il profilo dell'iperbole, cioè lungo il profilo dell'energia potenziale gravitazionale. Naturalmente è soltanto una cosa figurata, però questa tendenza a diminuire la propria energia potenziale gravitazionale da parte del sasso, è quella che fa nascere la forza di gravità. Quindi noi possiamo vedere, così in modo astratto, che la forza di gravità attrattiva, nasce perché il sasso cerca di diminuire la sua energia potenziale gravitazionale rotolando, lungo questo profilo, all'interno di questa buca di energia potenziale, cioè rotola verso, la Terra, rotola verso sinistra. Lo stesso discorso lo possiamo fare con l'energia potenziale elettrostatica. Nel caso di una forza elettrica attrattiva, quindi immaginando, di avere, anziché la Terra e un sasso, di avere due cariche, Q grande e Q piccola, di segni diversi, per esempio una Q grande positiva e una Q piccola negativa o viceversa. La forza elettrica è attrattiva, il grafico dell'energia potenziale elettrostatica è identico, quindi è un ramo di iperbole, al crescere di R, questo andamento è un ramo di iperbole disposto in questo modo, e anche qui possiamo immaginare che la carica Q piccola cerca di diminuire la propria energia potenziale elettrostatica rotolando giù per questo pendio e quindi subisce questa forza elettrica attrattiva. Dunque, la carica elettrica, come prima la massa del sasso, rotola dentro l'imbuto elettrostatico, prima era l'imbuto gravitazionale, e viene attratta dalla carica centrale o dalla massa centrale M grande o Q grande. Però nel caso elettrico le due cariche possono avere anche lo stesso segno, per esempio due cariche positive o due cariche negative. In questo caso la funzione energia potenziale elettrostatica, assume il valore positivo perché le cariche sono concordi in segno. Quindi, il grafico di questa funzione è un ramo di iperbole, ma stavolta è sopra, l'asse orizzontale. Questo caso non è possibile nel caso gravitazionale, lì, la forza è sempre soltanto attrattiva. Invece nel caso elettrico le due cariche si possono respingere se sono concordi. E l'interpretazione fisica astratta è la stessa di prima, cioè una carica Q piccolo si trova a una certa distanza dalla sorgente Q grande, hanno lo stesso segno, nasce la forza elettrica repulsiva che noi possiamo interpretare come se la carica Q piccolo rotolasse spontaneamente lungo questo pendio, che rappresenta l'energia potenziale elettrostatica, quindi la tendenza di tutte le cariche o le masse, del sasso o questa carica piccola è sempre la stessa, cioè diminuire il valore dell'energia potenziale o gravitazionale o elettrostatica. Quindi
Quindi possiamo immaginare che la forza elettrica o la forza gravitazionale nascano dall'esigenza di diminuire l'energia potenziale gravitazionale o elettrostatica di questa seconda carica o massa.